ma che siete belli! Ma quanto sono belli! Ma quanto sono belli i tesorini della mamma, amori miei! Amori della mamma, quanto sei bello, Bubi! Baby, ma quanto sono belli! Oh, Vince! Se la disturbo, lo so che quando lei è con i suoi tesorini non vuole essere disturbata. Però di là c'è un uomo, cioè non è un uomo, è un animale. Un animale? Una bestia. Una bestia? Una scimmia. Una scimmia? Un coso, va, un coso che chiede di lei. Sì? Sì, mi dice che è il suo assicuratore, non lo so. Ma oui, l'assicuratore, il signor Litteri? Sì, Litterio. Sì, lo faccia passare. Lo faccio passare? Ma certo. Signora, fa una puzza animalesca proprio, fa schifo. Del guarda. Profumo. Va bene, lo faccio passare allora. Sì? Va bene. Vince? Sì? Ma sai che i tesorini hanno fame all'ora della pappa? Ci penso io, signora. Li portiamo ci a penso mangiare io. La pappa, sì, li sì. Portiamo a morire ora. Ma che c'è piccolo, piccolo? Ma che c'è piccolino, piccolino? C'è permesso? Prego. Buongiorno. Oh, buongiorno. Ma signora, che onore, che piacere vedergliela così davanti. Lei mi conosce? E chi non conosce a Cécile Bon, i più belli seni di tutta l'Europa. Ma che dico di tutta l'Europa? Di tutta Catania. Grazie, grazie, prego. Ma guarda che per me è un piacere vederla. Aiuto! 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 Siamo caduti! Madonna, c'è le masse! Ma che uomo! Ma che uomo! Ma che uomo! Signora, domando scusa! Ma che uomo! Ma che uomo! Mamma, che uomo! Mamma, ma che uomo! Ma che fa? Sta lipa lei! Scusi! Pensavo che era un momento di ricreazione. Sì, ero ma a scuola, ricreazione. Io ritorno dentro, ma scusatemi. Attento, ma cosa fa? Ma questo Sallipa è giovane. Che è? Faiedo ancora? Faiedo? Faiedo, sì. Purpitello Nico, insomma. Oh, oh, Sallipa. Facciamo... Mi scusi che ho inciampato e non... Ricominciamo? Sì, signora. Sicuri? Sì, sì, tranquillo. Ricominciamo? Ah, che piacere conoscerlo. Ma cosa fa? Ci ho fatto male, signora, ma mi scusi. Certo. Signora Sissi, mi scusi, Sissi. Mi scusi, Sissi. Mi scusi, Sissi. Ma cosa fa? Che schifo! Ma bagnata tutta, saliva! Salivo, scendevo tutto. No, ma che schifo! Era un poco di sputazza. Prego, prego, perché io in questi momenti contingenti mi vado un poco. Mi scusi. Prego, si accomodi. Eccomi qua, signora. Allora, signora, buongiorno. Buongiorno. Da questo momento, signora, non parla più l'uomo, ma parla il professionista. Signora, lei ha telefonato alla nostra assicurazione. Oui. Assicurazione del paese. Oui. Io sono l'agente. Giustamente lei mi può dire, ma lei che agente è? Gente a posto. Ma... O paese ci sono gente da fango, ma io sono gente a posto. Oh. E sono venuto qua perché lei voleva assicurarsi qualche cosa. Noi siamo pronti ad assicurarci tutto quello che lei vuole. Che cosa si vuole assicurare? Noi assicuriamo dalla A alla B, tutto. Io non l'ho chiamata tanto per me quanto per assicurare i miei tesorini. Certo, come la capisco, signore, come la capisco. Lei non sa, senza di loro la mia vita non le dico che sarebbe inutile, ma diciamo quasi piatta. Piattissima. Piatta, sarebbe senza i suoi tesorini sarebbe piattissima. Sarebbe una vita come mia moglie, piatta. Mia moglie è piattissima. Sì? Pare che ci passavo San Giuseppe con gli anotti, oh, proprio. Allora, signora, mi dicesse una cosa. Io faccio, noi facciamo tutti i tipi di polizia e di assicurazione. Polizza. Vabbè, tutto poliziato, che devo poliziare qua. Polizza. Se ci tieni ce l'ho polizia, non lo so. Ma no, polizza assicurativa. La polizia di assicurazione, sì. Polizia. Noi assicuriamo tutto. E i suoi tesorini... Come li chiamiamo? Il nome geggo così in generale, comune, tipo mende, petto palomino, oppure... Ma no, con i loro nomi propri, hanno i nomi con i nomi. Ma perché lei ci ha messo i nomi? Ma certo! Ah sì? Si chiamano Bubi e Baby. Mi chiamavo Bubi e Baby? Bubi e Baby, Bubi e Baby, Bubi e Bon.
Bubbi e Bebbi Le Bon. Le Bon, che i cognomi hanno nome e cognomi. Certo. Bubbi e Bebbi, con quanti B? Due B, Bubbi e Bebbi. Le Bon. Le Bon. Con tre B. Sono belli, belli, vero? Belli, lo sa, ma sono anche tanto intelligenti. Ma che mi stai dicendo? Sì. Ma perché ragionano? Capiscono. 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 E io dico giù e loro vanno giù. Poi io dico loro su e loro vanno su. Ma più davvero? Sì. A comando? Sì, ma sa che le dico? Che cosa? Dopo glieli faccio vedere. Più davvero? Sì. Glieli faccio anche toccare. Ma che mi stai dicendo? Beh, sì, glieli faccio accarezzare. Ma no. Sì. Più davvero? Ma certo, ci può anche giocare. Io li voglio baciare. Ma sì. A me mi piace, io ci do i baci. Ma sì, li può anche baciare. Però sa, deve stare un po' attento. A che cosa? Perché uno dei due è un po' aggressivo. Uno dei due è un po' aggressivo? Come aggressivo? È un po' aggressivo. No, ma io lo bacio stesso, non mi scandalo. Sia attento, uno dei due è un po' aggressivo. Sì, sa. E quale è più aggressivo? Quello nero. Quello nero? Sì. Ma perché, non sono dello stesso colore? No! No? Uno è bianco e uno è nero. Ma che mi stai dicendo? Certo. Come a Juventus? Non so. Uno è bianco e uno è nero? Sì. Ah, io sì. Pensavo che ero dello stesso colore. No. Tipo un rosa pallido, rosa carne. No, uno bianco e uno nero. Ma sì. Sono belli, belli tutti e due. Io me li immagino, Si figuri che li ho fatti partecipare a un concorso di bellezza in America. Sì. E quello bianco è arrivato primo e quello nero solo secondo. E certo, in America sono razzisti, chi li visto che non è euro, io piano tozzo con un posto. No, è che quello nero quel giorno era un po' giù, sì? Un po' giù. E lei non ce lo poteva dire su? Sì, ma non era proprio fuori forma quel giorno. Ma sì? Sì. E ora come sono invece? Ora, sono bellissimi. In piena forma? In formissima. Me li fa vedere allora? Ma sì, glieli faccio vedere. E poi sai, io li voglio tanto bene, tutti e due. Magari io mi ci affezionai già. Perché sai, io li ho visti crescere, erano piccoli, piccoli, erano, piccolissimi. Erano piccoli, due sì. Perette erano. Ma no, no, più piccoli. Più piccoli, Domino Cucca. Mini Cucca? E tu Mini Cucca? Mini Cucca? E dopo io mi cucco, un dei mini. Non la capisco. Ora sa, sono diventati bellissimi. Come? Sono diventati cresciuti, giganteschi, grandi. Ora sono giganteschi. No, giganteschi sono. Signora, se grandi. Lasci pregare, gigante sono. No, ma sono medi. Medi? Medi? Diciamo medi massimo, no, come buche serre. Vince, racconta al signor Litteri quanto sono speciali i tesorini. Sono specialissimi, guardi, io li curo, ci penso sempre io, giorno e notte, giorno e notte. Ma perché io non l'ho visto? Ma certo, lui li cura sempre, li coccola, li lava, li profuma. Li accarezzo, li bacio. Ido? Sempre. Che tutti i fortuni avevi che so. Tranne due gocce di rano la copigliavo proprio, per il resto non la capisco. È pagato anche per farlo. Ma certamente. E deve vedere quando ballano. Sì. Perché ballano? Certo. Ballano. Quando lei corre, quando lei corre, no. Ballano. No. Quando corre ballano. No. Ballano quando c'è il rock and roll. A ballo non c'è il rock and roll? Sì. Ma 24.000 bambini ballano. Sì. Ma lei sa, è proprio simpatico. Grazie signora. È molto simpatico. Sì. Secondo me se io glieli faccio vedere, lei resta colpito. Mi ha colpito un goppo di legno. Adesso sono domani. Sì, lei è uno sensibile, vero? Sensibilissimo, per queste cose sono sensibile io. Cioè... Anche io sono sensibile. Ma tu a capire, Gioia, c'è stare sensibile. Si vede che il signore è sensibile. Non come certi uomini, mi creda. Ci sono uomini gretti, insensibili. Esatto, ci sono certi uomini che già chiamarli uomini è una parola su vecchio, che non ne capisco, non sono sensibili a queste cose. No. Io ne conosco per occasione, non faccio un nome, salvo la Rosa, per esempio. La Rosa? È insensibile? Insensibile, ci può andappare, facci, musso, quello di 11 giorni ci siete. Guardi, io non lo capisco. Si ricorda, signora, l'anno scorso all'hotel a Cannes, che non li hanno fatti entrare? Mi ricordo. Che vergogna, che schifo. A Cannes. A Cannes ne fichino il traje? No. E a Pisci?
No, 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 a Cannes, a Cannes. A Cannes, a Cannes. A Cannes, a Cannes, a Cannes, a Cannes, la città francese. Ah, a Cannes, vicino a Ramac. Sì, Cannes, sì. Ma no, non li hanno fatti entrare? Non li hanno fatti entrare? Me. No, c'è un albergo, non li hanno fatti entrare. E come avete fatto? E Vince è rimasto tutta la notte in macchina abbracciato ai tesorini per riscaldarli. Io, mi sono sacrificato tutta la notte, io. A tenerla abbracciata? Sì. A coccolarle? Io li baciavo, li accarezzavo. Signora, non vogliamo sacrificare il nostro creatore, signora. Ora ci do il mio numero di telefono. Lei la prossima volta che vuole coccolate e tenute cadde, lei mi telefona magari da notte, scoppolo da letto, a 10 minuti sono da lei. Che è pagato lui per fare questo. Ma certo! Io ce lo faccio gratis. Ma lei è così gentile. Grazie, signora. Lei non sa che gente c'è in giro? Che... No, si figuri che l'altro giorno non mi hanno fatto entrare al supermercato coi tesorini. Nemmeno al supermercato? Merda, non appare mai adesso il numero uno, se farà la spesa. E infatti... E non lo fanno entrare coi tesorini. Ma lei si rende conto? Non ha fatto la spesa. No, quel giorno ero sola e non ho fatto la spesa. Ma è pazzesco. Io come usa mia per dire non mi facessero entrare, che saccio, con i miei tesorini non dovevo avere. Che senso ha? Che... Ma perché ce l'ha pure lei? Anche lei ne ha due. Certo, due. C'è un magazzino difettoso, due. Certo. Ah sì? Certo. Veramente? Certo. Anche lei? Anche lei. Io non pare che stavo dicendo. Ma certo. Non sono belli come Bubi e Baby? No, no, belli come quelli, no, no. No. Però, sai, nella loro bruttezza c'hanno la loro bellezza, nella loro bruttezza, sì. Ma ha fatto concorsi di bellezza? No, di bellezza concorsi, no. Però ci ho fatto fare qualche provino per qualche film. Ah! Film animalisti! Bravo, dei film animaleschi che si sente solo. Sì, sì, sì. E come sono? Come sono? I miei tesorini? Sì, mi dica, ballano, ballano? No, si muovono un poco. Proprio. Cioè, però girano, che tu vuoti girano. Ah, girano! 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 Girano, mi creda, girano a capare un'elica. Faccio provolazione un danni di certo. E lei ci ha affezionato, vero? Certo che ci sono affezionato. Io perché ho 50 anni che conosco. No. E poi, sai, 4 piacere non l'hanno passato insieme. E senta, come li ha chiamati? Come? Come li ha chiamati? Non c'è nemmeno il nome. Io. No? Dai, che l'hai chiamare a fare? Ma come fa a chiamarli? No, come che l'hai chiamato? Certo, stanno sempre attaccati alla gamba. In mezzo alle gambe stanno là, cioè fanno in mezzo alle gambe. Io. Sono affezionati? Affezionati? Io voglio bene quando ha la mia vita io. E senta. Ma che vuoi? Senta, che cosa c'è? C'hanno il pelo lungo e il pelo raso? C'hanno il pelo sparuto, a chiazza. Sparuto? Sparuto, sì. E senta. Ma che vuoi bene? Senta. C'hanno la coda lunga o la coda mozza? Ma te, dalla cura, che ti interessa? Non lo voglio sapere, a me mi piace la coda. Per te la coda è mozza. Peccato. Per la signorina è lunga. E senta. Senta chi? Di che colore sono? Melanzana chiaro. Oppure rosa cotto. Rosa cotto? Sì, rosa. Ma che colore strano. Strano? No, un colore bello però, un colore bello, normale. Che facciamo, signora? Lei è simpatico. Grazie, per simpatichezza sono nominato io così. Lo sa cosa gli dico? Che cosa? Quasi io glieli faccio vedere. È davvero, signora? Ora sì. Me li fa vedere? Ma secondo lei, se noi li facciamo incontrare, loro litigano? Non sa di detto, no. Ah. Cioè li facciamo incontrare, sono morti e quando si incontrano, certo. Perché non da soffrono un po', sì. Soffrono di nostalgia. E allora sa cosa le dico? Che cosa? Vince, che dici? Glieli facciamo vedere? Oh, Erika risponde ti canto un pugno. Ma allora se lei vuole, signore, li vado a prendere? Allora sa cosa le dico? Sì. Io li preparo e poi glieli faccio vedere. Sì, li prepara per farle per sì, ma lei poi mi fa vedere i suoi. Certo, signore. Sì. Ma se sta portando magari Ivo? Sì, Vince, sempre. Mica tutti i futuni avevi che sono. Io i miei li ho dimenticati a casa, se no glieli facevo vedere. No, ti voglio servire a Sabola Rosa, guarda che hai questa cosa. Mi ha detto poi mi fa vedere i suoi, ma io ci faccio vedere subito i miei. Ecco i tesorini! E i suoi dove questi, sono? Questi sono i suoi tesorini? Ma certo! Ah, questi sono i suoi? Sì. Ma... E
i suoi dove sono? E i miei cascarono in terra, non giusto il tempo. Arrivederci. Arrivederci.